cari ascoltatori della Radio Italiana in Florida, bentrovati. Ho poche idee, ma confuse. Certo, certissimo, anzi probabile. Gli italiani, un popolo di santi, navigatori, poeti, nipoti, cognati. La situazione politica in Italia è grave, ma non seria. Cari ascoltatori, vi sarà sicuramente capitato di ascoltare questi aforismi. Sono di Ennio Flaiano, intellettuale poliedrico, ironico, sagace, intelligente e talentuoso, mai dimenticato a Roma, che lo adottò, sebbene fosse abruzzese di nascita, e che ha portato in tutto il mondo l'eco della sua romanità e della sua abruzzesità, scrivendo le sceneggiature dei film più importanti di Federico Fellini. I cultori degli aforismi sono portati a collegare il suo nome ai suoi tanti aforismi, appunto sarcastici, in taluni casi predittivi, patrimonio della memoria collettiva. I conoscitori della cinematografia italiana, quella che ha prodotto film che hanno cambiato il cinema italiano internazionale, pensano ad Ennio Flaiano come sublime sceneggiatore di capolavori assoluti, Luci del Varietà, Giulietta degli Spiriti, La Dolce Vita, Otto e Mezzo, Lo Sceicco Bianco, I Vitelloni, La Strada, Le Notti di Cabiria. Gli appassionati di premi letterari lo ricordano scrittore e vincitore del primo premio Strega nel 1947 con il romanzo Tempo di uccidere, edito da Longanesi, e poi vincitore di altri premi, del premio Campione nel 1970 con Il gioco e il massacro, del Festival del Due Mondi con Ombre bianche. I lettori delle riviste come Oggi, Il Mondo, L'Europeo, L'Espresso o di quotidiani come Il Corriere della Sera ricordano il Flaiano giornalista, osservatore acuto e attento della sua contemporaneità che riusciva a leggere e a raccontare con grande ironia. Gli abitanti di Pescara ricordano il loro illustre concittadino, animatore e promotore delle iniziative culturali pescaresi che seguiva e soprattutto in estate, nel corso delle sue amate estati pescaresi, quando riusciva a recuperare il rapporto con la terra natia da cui era dovuto emigrare per esigenze familiari e poi in seguito per necessità di affermazione intellettuale. Lui stesso si definiva un emigrante intellettuale. Gli amici romani, gli intellettuali, gli artisti, i cineasti della Dolce Vita ricordano Ennio Flaiano, presenzialista e animatore, intelligente e ironico delle notti romane che cominciavano a cena nei ristoranti e locali di riferimento, da Cesaretto, Menghi all'Hotel della Concordia. Ennio Flaiano è stato tutto questo, l'occasione per approfondire la sua figura di intellettuale colto, intelligente, studioso della letteratura italiana, con competenze e con talenti che si sono declinati in esperienze diverse, tutte ugualmente prolifiche. È stata la presentazione romana del libro Il mio Flaiano, un satiro malinconico di Licio Di Biase, frutto di una lunga conversazione con Enrico Vaime, scrittore, autore televisivo, radiofonico e teatrale, che ha condiviso esperienze umane e professionali importanti con Flaiano. L'incontro, svoltosi nella suggestiva cornice della Galleria del Primaticcio a Palazzo Firenze, sede della prestigiosa società Dante Alighieri, ha presentato il viaggio affascinante nella vita della persona e del personaggio Flaiano in una apparente dicotomia che la ricostruzione di Licio Di Biase contribuisce a chiarire, delineando il profilo del satiro che incontra il malinconico nel corso di una vita caratterizzata da sofferenze, difficoltà, delusioni, ma anche da grandi passioni e da sogni, alimentati da una ironia, da una sfrenata fantasia, ma soprattutto da una sana ironia, che è stata la cifra umana e stilistica del Flaiano a tutti caro, quello che tutti ricordiamo. Nato ultimo di sette figli, quando la tavola era ormai sparecchiata, come amava dire, aveva trascorso la sua infanzia in giro per l'Italia, lontano dalla sua famiglia di origine. A 7 anni sapevo già fare un telegramma, raccontava. E questa affermazione sintetizzava dolorosamente la condizione di un bambino cresciuto da solo e troppo in fretta. Ennio Flaiano, per una singolare coincidenza, è nato a soli 50 metri dalla casa natale di Gabriele D'Annunzio, sul corso Mantonea a Pescara, diventato ora un parco letterario.
I parchi letterari, cari ascoltatori, svolgono un'opera meritoria di promozione dei territori legati alla vita e alle vicende di autori che attraverso le ambientazioni di romanzi, racconti, novelle o poesie favoriscono, invitano alla conoscenza di luoghi resi immortali da versi e descrizioni. E erano presenti il presidente dei parchi letterari, Stanislao de Narsanic, e Mario Giannantonio, proprio presidente del parco letterario d'Annunzio. E con i loro interventi hanno favorito l'approfondimento della abruzzesità mai dimenticata di Flaiano. D'Annunzio e Flaiano, due abruzzesi che hanno portato l'italianità nel mondo con la forza del loro messaggio letterario e intellettuale, seppur molto diversi tra loro in tutto. D'Annunzio era un convinto interventista in guerra, Flaiano era orgoglioso di non aver mai sparato un colpo in Etiopia, dove era stato inviato e da dove sperava che la guerra finisse presto, anche con una sconfitta dell'Italia, purché finisse. Ma entrambi erano orgogliosi e fieri della loro terra di origine, dei valori ereditati da quella realtà. Flaiano attribuisce alla sua provenienza abruzzese lo spirito di tolleranza, la franchezza nelle amicizie, la semplicità, la necessità di solidarietà umana. E la sua abruzzesità innata serpeggia negli scritti, soprattutto nelle sceneggiature più famose, dai Vitelloni a Otto e Mezzo. Lo stesso termine Vitelloni è una traslazione del dialetto abruzzese, pescarese soprattutto, nella lingua italiana, dove da Flaiano in poi identifica e caratterizza un certo tipo di atteggiamento rilassato e gaudente. Paparazzo, anch'esso attribuibile a Flaiano, pare derivasse dalla somiglianza del flash utilizzato nel periodo della Dolce Vita a Roma dai fotografi con l'apertura delle vongole che si pescavano nella sua città. Ecco, da questa similitudine parte proprio il termine paparazzo. Molto parla di Abruzzo nella produzione artistica e letteraria di Flaiano, che è stato però anche profondamente romano. Il suo inserimento a Roma fu immediato e naturale, forse per la sua attitudine alla conversazione brillante, intelligente, sagace e ironica, che era predisponente a farlo entrare in connessione emotiva con una città pronta ad accogliere e a riconoscere come suo figlio, un personaggio scanzonato e irridente, scettico, ironico, pigro, pigrissimo, come Roma ama a volte essere. Un incontro fortunato ma non fortuito, perché Flaiano aveva scelto di vivere a Roma, consapevole che la sua sete di libertà intellettuale non avrebbe potuto avere scena e scenario migliore di Roma. Scrittore prestato al cinema, a cui ha dato molto più di quello che ha ricevuto, Flaiano unisce il suo destino professionale con Federico Fellini, il geniale regista riminese, per il quale ha scritto tutte le sceneggiature dei film più importanti. Un legame profondo, seppur conflittuale, ha legato i due artisti in un rapporto simbiotico, al punto che ci si chiede ancora oggi se Fellini sarebbe mai diventato Fellini senza Flaiano e se Flaiano senza Fellini sarebbe quello che conosciamo. Il rapporto tra i due si conclude bruscamente, proprio per volontà di Flaiano, per un'apparente frivolezza. Otto e mezzo. Il film vince l'Oscar. Tutta la produzione parte in aereo per vivere il momento di gloria e ritirare il premio. Tutti viaggiano in prima classe, ad eccezione di Flaiano, relegato in seconda, pare per volontà della moglie di Fellini, che non lo aveva in simpatia e lo giudicava molto inferiore al marito. Flaiano rimase malissimo per questa cosa. Fellini tentò, anche nel corso dello stesso viaggio aereo, di recuperarlo, sdrammatizzando l'episodio, ma Flaiano, una volta atterrati, si distrae dal gruppo, sale su un altro aereo e torna in Italia. In una lettera che scriverà in seguito all'amico, riportata nel libro, dirà: "Ciao caro Fellini, le amicizie frivole finiscono per una frivolezza. Tuttavia, come si dice in questi casi, arrivederci e buona fortuna." L'Osservatorio Roma ha incontrato Livio Di Biase e ha cercato di approfondire con lui alcuni aspetti che emergono da questo libro interessante, a cominciare dal titolo. Ennio Flaiano, perché satiro? Perché malinconico?
satiro perché era un grandissimo lettore della società contemporanea e leggeva tutto con grande ironia e riusciva a guardare distaccato agli eventi, e quindi l'ironia prevaleva, malinconico perché purtroppo è pesato molto sulla sua vita la figlia che aveva una grande disabilità, e quindi diciamo questo lo ha segnato per tutta la vita. Flaiano e Roma, un pescarese trasferito a Roma. Ma lui ha sempre detto che a un certo punto della sua vita Roma era diventata la sua città, perché giovanissimo si trasferì a Roma e quindi entrò immediatamente in quel mondo che poi è stato così fotografato con La Dolce Vita, e quindi frequentava tantissimo Roma. Pescara non lo dimentico del tutto, perché in estate tornava tra i suoi amici, tra i suoi parenti, e quindi tornava sempre a pescare. Ma lo sguardo di Flaiano su Roma? Era uno sguardo di un'ironia incredibile. Lui infatti inizia come giornalista con Panunzio e si occupava di costume, e quindi leggeva tutte gli avvenimenti, gli accadimenti di costume, ma lo faceva con una grandissima ironia. Lui era diventato un riferimento poi per il mondo intellettuale, soprattutto negli anni 50 e 60, di Roma. Ristorante Cesaretto, Bar Greco erano i luoghi in cui Flaiano si incontrava con Maccari, Fellini, Suso Cecchi d'Amico, eccetera, e tanti altri artisti. E passavano le serate a parlare di cultura, ma con una grande goliardia. Era più simpatica Roma a Flaiano o Flaiano a Roma? Questa è una domanda strana. Diciamo che Flaiano era simpaticissimo a Roma, tant'è che Roma l'accolse come un proprio figlio, e lui riuscì a inserirsi in tutto questo mondo in maniera incredibile ed essere un grande protagonista. Flaiano e Fellini. È un rapporto importante, perché Fellini si può anche dire che Fellini è diventato Fellini perché ho avuto Flaiano che gli ha alimentato, gli ha dato tante munizioni per poter fare quelle opere che sono rimaste nella cinematografia mondiale, Otto e mezzo, La Dolce Vita, I Vitelloni. Un rapporto che ad un certo punto si interrompe. Ha prevalso il malinconico sul satiro e la rottura? Sì, è prevalso il malinconico sicuramente, perché lì c'è stata una rottura traumatica, perché l'entourage di Fellini, ma soprattutto la moglie, non vedeva di buon occhio questo protagonismo di Flaiano, anche se Flaiano viveva in disparte, però dava fastidio, e quindi ci fu una rottura malinconica. Lei che ha approfondito e studiato la figura di Ennio Flaiano, che cosa non è stato ancora detto e a suo parere meriterebbe essere detto? Ma che è stato un grande protagonista della cultura della seconda metà del Novecento, ed è stato soprattutto un grande protagonista della cinematografia del nostro paese. Ringraziamo Licio Di Biase per la sua disponibilità a raccontarci il suo Flaiano, per questo libro molto interessante che ha scritto, e ricordiamo chiaramente anche Enrico Vaime, che ha collaborato a condividere il suo patrimonio di memorie. E ricordiamo che Ennio Flaiano presentava se stesso definendosi scrittore minore satirico dell'Italia del benessere. Il grande Vittorio Gassman ne descriveva il genio italianissimo, ma anche del tutto internazionale, lo humor in pillole molto anglosassone, con la grande capacità di presentire i tempi futuri. Leggere e rileggere Ennio Flaiano può anche oggi, ancora oggi, essere una chiave di lettura per comprendere la nostra contemporaneità e le sue tante idee, poche ma confuse, con lo spirito del sognatore, cioè di un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole, continuando a credere nella parola che ferisce, convince, placa. Ed è questo il senso dello scrivere, o almeno questo che era per Ennio Flaiano. Cari ascoltatori della Radio Italiana in Florida, Maria Teresa Rossi e l'Osservatorio Roma vi salutano dandovi appuntamento al prossimo radio show. Continuate a seguirci sulla Radio Italiana in Florida e sul sito www.italy13.com. Alla prossima!